iscritti, benvenuti alla prima serata di questo corso. Mi sentite bene anche senza microfono? No. No. Ti sente meglio? Bene. Allora, dicevo benvenuti alla prima serata di questo corso che, come sapete, era previsto per l'anno scorso, ma abbiamo evidentemente dovuto rinviare quest'anno. Anche l'orario inconsueto è dovuto alla situazione attuale. Normalmente i nostri corsi sono alle 18:30, ma quest'anno, per ragioni di ventilazione e disinfezione delle aule, abbiamo dovuto spostarlo alle 20. Sarò questa sera molto breve, farò solo un'introduzione tecnica. Ho già cominciato a fare, lascerò le considerazioni di merito per la prossima settimana. Devo ringraziare, dobbiamo ringraziare per la possibilità di usufruire degli spazi dell'università il professor Fidanzio dell'Istituto di Cultura e Archeologia delle Terre Bibliche, che è qui presente con noi e grazie al quale possiamo essere in questa sala questa sera e nelle prossime sere. E credo che il professor Fidanzio volesse dire un paio di parole. Prego. Io solo un minuto per dire, prima di tutto, buonasera a tutti anche da parte della Facoltà di Teologia di Lugano, per dire la gioia per questo evento in collaborazione che inizia questa sera. 10 anni fa, aprendo l'Istituto di Archeologia alla Facoltà di Teologia di Lugano, abbiamo inteso portare l'attenzione e la ricerca sull'archeologia in università. Ma da ben più tempo l'Associazione Archeologica Ticinese porta l'attenzione sull'archeologia e a che livello sul territorio. E dunque io posso solo dire che sono veramente contento di questa collaborazione che dal mio punto di vista è molto promettente e posso dire una parola di sincero plauso all'Associazione Archeologica Ticinese e al professor Della Santa in particolare per la qualità di questo corso. La qualità di questo corso fa sì che l'abbiamo eletto anche come uno dei corsi della facoltà, tanto che appunto se sono presenti o comunque gli studenti che si sono iscritti a questo corso poi si potranno riferire a me per preparare un elaborato e anche convalidare questo corso come un corso dell'università. Questo per dire quanto per noi questa collaborazione è preziosa e quanto apprezziamo il lavoro dell'Associazione Archeologica. Grazie a tutti e buon corso. Bene, dunque il corso si avvierà stasera con un'introduzione generale alla questione dell'archeoastronomia e poi proseguiremo con una lezione sull'astronomia della Mesopotamia, una lezione sull'astronomia greca e ellenistica. Grazie sempre alla collaborazione del professor Fidanzio ci sarà una quarta lezione che riguarderà i problemi dei calendari nel mondo ebraico e infine concluderemo con una lezione sull'astronomia nel mondo mesoamericano. Sarebbe stato bello poter includere anche l'Estremo Oriente, dove l'astronomia è tanto importante anche a livello politico, ma ci sono dei limiti, abbiamo dovuto rinunciare a questo. Ora, prima di passare alla presentazione del nostro relatore di questa sera, un'osservazione che riguarda gli eventuali docenti presenti, non so, forse non ce ne sono, ma se ci fosse qualche docente presente che vuol farsi riconoscere la presentazione nel famoso QM, si presenti a me alla fine e prenderemo nota. Bene. Allora, questa sera cominciamo, come è un po' nostra tradizione, con qualcuno che non fa parte direttamente del mondo degli archeologi, o meglio che non viene direttamente dal mondo dell'archeologia. Abbiamo con noi un astrofisico, il professor Giulio Magli, che è cattedratico dell'unica cattedra di archeoastronomia in tutta Europa, al Politecnico di Milano, cattedra da lui stesso creata. Al suo attivo
varie opere sull'argomento, presentazioni e divulgazioni anche televisive. Per quanto riguarda le pubblicazioni in italiano, cito solo un paio di titoli: Archeoastronomia della Pitagora di Bologna, Da Stone Age alle Piramidi di Brioschi, Milano, oppure un libretto molto snello come introduzione, molto utile, Da Stone Age alle Piramidi. E che possono introdurre a questa materia. Ci sono altri titoli in inglese, ma vi risparmio l'inglese renziano, che non uscirebbe in questo caso. Non voglio togliere altro tempo al nostro relatore, che è la cosa più interessante, naturalmente, la sua presentazione, quindi cedo direttamente la parola al professor Magni. Alla fine avremo un momento per eventuali domande. Prego, professor. Grazie. Buonasera, sono molto contento di essere qua, sono molto felice di essere il primo a inaugurare questa serie che contiene un elenco di colleghi di tutto rispetto, quindi i miei complimenti per lo sforzo organizzativo di questa scuola, appunto, di questo corso, come lo chiamare, quindi ringrazio la Facoltà di Teologia che ci ospita, ringrazio l'Associazione Archeologica Ticinese, ringrazio tutti voi per essere qua stasera a, diciamo, superare anche un po' questo evento pandemico che ci ha tenuto lontani dal momento in presenza. Anche per noi al Politecnico è un momento di ripresa in presenza, anche per gli studenti, eccetera, e lo stiamo vivendo in modo molto, molto intenso. La presentazione di stasera comprende un'introduzione che però sarà molto semplice e molto generale a che cos'è l'archeastronomia. Poi ho scelto un esempio, dovendo scegliere un esempio, ho scelto uno dove ho lavorato per 10 anni, quindi vi porterò in Egitto e vi farò vedere un po' sul campo che cosa sappiamo veramente dell'astronomia nell'antico Egitto. Per fare questo userò, come comunque archeastronomo che si rispetti, il sole, e quindi vorrei fare, mi sono proprio buio, vorrei fare penombra in sala. Sono certo che non vi addormenterete, se vi addormentate pazienza, ma sono sostanzialmente certo da esperienze precedenti che non vi addormenterete. Secondo me vale la pena fare un po' di buio. Mi hanno insegnato come si fa, ma prima abbiamo cercato di toccare altro po'. Allora, che cos'è l'archeastronomia? Piace sempre partire da un concetto che è stato riconosciuto ultimamente anche dall'UNESCO, con il quale sono stati prodotti, ho contribuito anch'io a produrre dei documenti che riguardano l'astronomical heritage, cioè i beni culturali archeologici di interesse astronomico. Cosa intendiamo per astronomical heritage? Ci sono miriadi di monumenti importanti che non parlano. Perché non parlano? Questo è Stone Age, costruito nel Neolitico, lo ritroveremo fra un momento, non c'era la scrittura, quindi i suoi costruttori non ci possono parlare dello scopo di questo monumento, del perché è stato costruito, sia dal punto di vista tecnico, problemi non indifferenti, che dal punto di vista simbolico, cioè qual era il motivo religioso per cui è stato costruito. Ce ne sono tanti di questi esempi, possiamo girare tutto il mondo alla ricerca di astronomica heritage, cioè, questa l'avete conosciuta, penso, è Machu Picchu, costruita dagli Inca sulle Ande, a Valle dell'Urubamba, però è stata abbandonata prima probabilmente da arrivo degli spagnoli, è rimasta così, è muta, silente, non ci parla dei suoi motivi per costruire un capolavoro come questo. Questa è la piramide Cheope, che io conosco molto molto bene e che visiteremo questa sera, quindi non ulteriormente su Cheope. Questo è Angkor Wat in Cambogia, un
forse il più grande tempio dell'umanità, combatte il primato con Carlo, che vedremo più tardi, e comunque anche qui è pieno di istruzioni in sanscrito, ma sono tutte istruzioni tipo religioso, non ci parla certo di come è stato costruito, come è stato orientato, qual era il simbolismo che è stato inserito nel suo progetto. E questo naturalmente è un attimo di provocazione, l'avete riconosciuto, è l'opo del Pantheon, costruito sotto Adriano, c'era la letteratura latina, c'era tutto quello, c'era la storiografia latina. Ebbene, sul Pantheon esiste una sola frase scritta da Cassio Dione, che fra l'altro scrive molto decenni dopo la sua costruzione. Quindi, malgrado sia forse uno dei monumenti più famosi della romanità, forse il più famoso, è muto, è silente come gli altri, non ci parla della sua direttamente della sua costruzione. Però tutti questi monumenti che vi ho fatto vedere, tantissimi altri, infatti adesso ne vedremo altri esempi, appartengono a questa classe di astronomica heritage. In che senso? Nel senso che hanno un valore aggiunto dovuto all'astronomia, alla conoscenza dell'astronomia di chi li ha costruiti e al volere di chi li ha costruiti di legarli ai cicli celesti. Questo legame tecnico, nel senso che io devo conoscere l'astronomia per progettare un monumento astronomicamente orientato, devo però è anche religioso, simbolico, tipicamente, come vedremo, è legato alla gestione del potere. Quindi si capisce già da questo che studiare l'archeoastronomia, cioè la scienza delle stelle e delle pietre, io chiamo scienza delle stelle e delle pietre, cioè la scienza che studia gli elementi astronomici dei monumenti, è un obiettivo che è molto interdisciplinare. Bisogna conoscere l'astronomia, la tecnica, ma anche la storia e l'archeologia, altrimenti si rischia di dire feroci sciocchezze come quelle che sono certo che voi avete avuto modo di incrociare sul web, in trasmissioni televisive, pubblicazioni, eccetera. Quelle nascono proprio dalla mancanza di queste due controparti. Lo vedremo più accuratamente nel seguito. Vi faccio vedere qualche altro esempio di astronomical heritage. Questo penso che il professor Domenici poi potrà molto approfondire nella sua lezione sulla Mesoamerica. Comunque è la piramide Maya del Castillo a Chichen Itza, un serpente scende, un gioco di luci ed ombre, si scende lungo la scalinata, si unisce alla statua del serpente all'equinozio di primavera, portando un presagio di stagione delle piogge, quindi di ripresa delle colture agricole, eccetera. Questa è un corbuoto che abbiamo visto prima, queste sono foto fatte all'equinozio, sempre di primavera, al sorgere del sole. Il sole si arrampica dietro la torre centrale, siamo a latitudini tropicali, quindi le traiettorie del sole sono molto piccate, quindi mezzo grado di azimuth si alza di 5 gradi, viene su praticamente come se fosse una lampada che sorge da dietro la torre centrale a rappresentare il legame del re che l'ha costruito con il sole. Questo è il Pantheon, la ierofania del Pantheon è il motivo per cui l'intero progetto del Pantheon è stato dimensionato come è stato dimensionato. Questo fenomeno, la luce che entra dall'oculo, siamo a mezzogiorno locale, quindi il sole è a sud, il Pantheon è a nord verso il mausoleo di Augusto, il sole che entra dall'oculo batte sulla porta d'ingresso invitando il visitatore, tipicamente l'imperatore se faceva dei riti quel giorno, ad entrare. Questo è un giorno molto molto speciale che abbiamo riscoperto assieme a Robert Anna, un collega della Nuova Zelanda, ed è il 21 di aprile. Quindi il Pantheon è stato costruito in questo modo, con questo proporzionamento dell'oculo, della porta, eccetera, per celebrare ovviamente il Natale di Roma. Quindi al Natale di Roma potete assistere a questo fenomeno veramente spettacolare. Chiudo questa rapida carrellata con luoghi che ho studiato recentemente. Questa forse l'avete riconosciuta, è la piazza della Suprema Armonia nella città proibita di Pechino al solstizio d'inverno. Quindi anche in Cina gli imperatori celesti legavano, come si facevano chiamare, legavano il loro monumenti ai cicli celesti. Allora, questo per dire che l'archeastronomia attraversa tutte le civiltà,
attraversa tutti i più grandi, quasi tutti i più grandi monumenti della storia dell'uomo. Ci sono ovviamente le eccezioni, perché comunque l'archeologia è una scienza, a voi applicate il metodo scientifico a un monumento, se viene fuori che non è orientato astronomicamente, non lo è, basta, i suoi costruttori non erano interessati a ancorare i cicli celesti. C'è un esempio famoso che è la tomba di Atreo a Micene, forse qualcuno di voi la conosce, una tomba spettacolare, architrave di 650 tonnellate, a Toros, meraviglioso in Micene, è orientata secondo la linea di massima pendenza della collina di Micene. Quindi non ha niente a che vedere con l'astronomia, questo è così, capita. Però, ripeto, attraversando il mondo e le civiltà si incontrano moltissimi esempi. Come si fa per studiarli? Prendiamo Stonehenge, perché forse è il posto dove l'astronomia è nata. Allora, Stonehenge è un circolo esterno che è un cerchio, quindi non ha assi di simmetria, se volete, ma al centro si trova questo ferro di cavallo, quindi una struttura a U di grandi triliti indipendenti. Sono oggetti che pesano 70-80 tonnellate l'uno. Sono stati portati da Salisbury Hill a 15 km di distanza. E quindi Stonehenge ha un asse di simmetria, una caratteristica del progetto che lo attraversa completamente e che identifica l'asse di questo ferro di cavallo. Lo prendiamo, lo tracciamo, qui adesso è fatto naturalmente per far vedere, ma oggi si usano tecniche molto sofisticate, topografiche, si usa il laser, la stazione totale, eccetera. Però qui è per vedere come funziona. Allora tracciamo questa linea passa da una pietra che è tradizionalmente chiamata pietra del tallone. In realtà erano due, perché gli archeologi hanno dimostrato che c'è la buca di un altro megalite accanto, quindi questi megaliti facevano quello da portare per questo monumento. E se andiamo all'orizzonte, penso lo sappiate, comunque incontriamo il punto in cui sorge il sole al suo massimo destino, cioè al solstizio d'estate. Il sole si sposta lungo l'orizzonte, non è affatto vero che il sole sorge ad est, è completamente falso. Il sole si sposta da un massimo che è a nord dell'est a un minimo che è a sud dell'est nel corso di 6 mesi, va a sorgere all'est soltanto gli equinozi, e il punto più a nord dell'est all'orizzonte è il solstizio d'estate. Quindi l'asse di Stonehenge è orientato al solstizio d'estate, è tutto simmetrico, quindi non c'è l'orizzonte completamente piatto, quindi in realtà è vero anche il viceversa, cioè il sole va a tramontare in allineamento con l'asse di Stonehenge al solstizio d'inverno, e forse questo del solstizio d'inverno è l'allineamento che dobbiamo preferire, perché si pensa oggi che Stonehenge fosse un monumento legato al mondo dei morti, o per meglio dire al mondo degli antenati. Quindi il solstizio d'inverno aveva un'associazione di rinascita, il sole va più giù, va più a sud possibile a sorgere, poi ricomincia a muoversi verso nord, riprendono le culture agricole eccetera, quindi ha associato un concetto di rinascita che era associato al mondo dei morti. L'esempio di Stonehenge è forse quello più semplice e anche quello più noto di allineamento astronomico che è stato verificato. Poi su Stonehenge sono state dette infinite sciocchezze, che era un computer che serviva a calcolare le eclissi, eccetera, eccetera. No, però è assolutamente vero che l'asse principale del progetto fin dall'inizio è stato legato a questo volontà di allinearlo sul solstizio. Ok, allora soltanto una slide. C'è un allarme? Sì, anche io sento. Solo una slide per parlarvi di come funziona l'archeastronomia, cioè come si approcciano i problemi in archeastronomia e quali sono i risultati che vogliamo ottenere. Parlo proprio di metodo scientifico, nel senso che per me, che ho una formazione da scienziato, ho fatto astrofisica, l'archeastronomia deve essere vista utilizzando il metodo scientifico, altrimenti si va a finire spesso e volentieri in quelle sciocchezze di cui parlavamo prima. Però questo metodo scientifico è un po' particolare, perché da una parte richiede delle conoscenze tecniche, il rilievo topografico, la ricostruzione digitale del cielo, perché vedremo tra breve il cielo di oggi è diverso dal cielo nel passato, c'è un fenomeno che si chiama precessione che cambia quello che vedo in una certa direzione un certo giorno, oggi piuttosto che nel passato. Quindi la ricostruzione digitale, oggi si fa il calcolatore,
del cielo, analisi statistica dei dati. Se io ho 500 draghi in Sardegna, non posso sperare di uscirne se non uso la statistica, quindi delle analisi di tipo matematico. Così potrei proseguire, ma dall'altra parte ho bisogno 50-50, altrimenti non esco, di tutto quello che l'archeologia mi può dire. Dati archeologici, l'analisi storica, se ci sono dei testi, magari sono spesso ambigui, perché i testi però sono di tipo religioso, oppure eccetera, eccetera. E anche l'astronomia può aiutare, non oggi, ovviamente parliamo di Egitto, ma quando si parla dei Maya, ancora adesso, i Maya Lacandoni usano, ve lo dirà, penso Domenici, usano lo stesso calendario Tzolk'in che usavano i Maya del periodo classico. Quindi anche l'astronomia può aiutare per ricostruire le conoscenze astronomiche, quindi il modo in cui queste conoscenze sono state inserite nei monumenti nel passato. Anche qui potrei proseguire. Però per darvi l'idea che è una scienza che vive in modo totalmente interdisciplinare, che parla moltissimo con l'archeologia. Se allora si riesce a costruire un quadro che contiene l'interpretazione degli allineamenti, cioè io dico non soltanto questo monumento ha questo allineamento, ma questo allineamento perché è voluto per questo, eccetera, allora abbiamo molte informazioni nuove, quindi abbiamo una chiave nuova per interpretare in un certo senso una parte del passato. Possiamo riferirci al calendario, perché spesso gli allineamenti dipendono dal calendario, alla religione e soprattutto alla gestione del potere. In che senso la gestione del potere? Perché se ci pensate, la stragrande maggioranza dei potenti della terra, in qualunque epoca, in qualunque luogo, hanno chiesto il loro mandato al cielo. Anche i re di Francia, i re di Francia avevano il mandato divino. Gli imperatori cinesi hanno avuto il mandato divino dal 220 avanti Cristo al 1901, tanto è durato l'impero celeste, e così via. Quindi la divinità che tipicamente risiede nei cieli investe il potere terreno, e il potere terreno costruisce dei monumenti che rappresentano esplicitamente queste investiture. Questa è la chiave. Allora, io faccio l'esempio, oggi a maggior ragione che sto parlando di Egitto, faccio sempre vedere questa immagine che viene dal Tempio di Edfu in Egitto, perché è estremamente, secondo me, significativa. Allora, che cosa si vede? Si vede il faraone che considera se stesso un dio vivente, per cui è alla stessa stregua della dea. La dea è Sechat, la dea della conoscenza, che ha in testa questo buffo copricapo che probabilmente rappresenta una stella. Comunque la dea associata alla conoscenza, all'astronomia. Il faraone e la dea tendono la corda. Cosa vuol dire che tendono la corda? Tracciano sul terreno il perimetro del tempio. Oggi si direbbe posano la prima pietra. Gli egizi dicevano tendono la corda, cioè descrivono il perimetro che poi gli architetti costruiranno. Allora c'è il potere, c'è la religione, c'è l'architettura. Okay? I testi dicono che guardano le streghe dell'orsa, cioè che il tempio viene fondato astronomicamente utilizzando le streghe dell'orsa. Quindi in questo rilievo c'è tutto quello che dobbiamo imparare a riconoscere anche astronomia. Un altro aspetto, che è l'aspetto sul quale ultimamente siamo molto concentrati, io stesso sono molto concentrato, è quello della valorizzazione dei beni culturali, cioè il fatto che un certo sito che ha un valore astronomico può essere valorizzato in base al suo valore astronomico, per esempio creando degli appuntamenti che si ripetono, perché gli appuntamenti col sole si ripetono, e quindi stimolando il turismo, stimolando la fruizione culturale di questi monumenti. Se n'è accorto anche l'UNESCO, questo studio, siamo 40 autori passa, che trovate su internet se lo volete, che è fatto in collaborazione con ICOMOS, che è un braccio armato per l'UNESCO, Astronomy and World Heritage Initiative, cioè studiare la possibilità di mettere dei siti sotto protezione UNESCO per il loro valore astronomico. Quindi l'archeastronomia sta andando anche in questa direzione.
vi faccio vedere un esempio che mi sta particolarmente a cuore e che è anche un appuntamento al quale magari vi posso invitare, perché magari quest'anno possiamo riuscirci a farlo. Allora, alcuni anni fa, in collaborazione con un'archeologa, la dottoressa Bertarione, abbiamo scoperto l'orientamento astronomico di questa città romana. Questa città romana si chiama Augusta Praetoria Salassorum. Qualcuno sa che città è? Esatto, Aosta, fondata dalle regioni di Augusto attorno al 25 a.C., è orientata astronomicamente al sorgere del sole dietro al Monte Emilio al solstizio d'inverno. La prova in archeastronomia è sempre la foto. La foto sempre. Potete fare tutti i ragionamenti che volete, ma la foto è la cosa migliore. Questo è il sole che sorge, fra l'altro un'ora molto comoda perché va dietro al Monte Emilio che è alto 3.000 metri, quindi alle 11 di mattina, 10.40 di mattina, il sole sorge in allineamento con l'asse romano della città di Aosta. Un appuntamento, adesso un paio d'anni che non lo facciamo, ma si spera di poterlo rifare, quindi in diretta assistere a questo fenomeno che è stato cristallizzato 2040 anni circa. Ci sono per caso domande su questa prima parte? Se non ci sono, allora vorrei farvi vedere come si applica tutto questo, quindi come andiamo sul campo a studiare una civiltà meravigliosa come quella dell'Egitto. È un campo molto spinoso perché sull'Egitto sono state scritte infinite sciocchezze, forse più che sull'Egitto le sciocchezze infinite sono state scritte solo sulla piana di Nazca, forse qualcuno di voi sa che cos'è, comunque sono dei disegni fatti nella pampa di Nazca in Perù, e lì è stato veramente detto di tutto. Dopo quindi al primo posto la pampa di Nazca, al secondo posto la piramide di Cheope. Invece la piramide di Cheope è veramente legata in un modo molto profondo ai cigni celesti, per capirlo dobbiamo ragionarci un po' su. Allora vi ricordo che la storia dell'Egitto è divisa in tre grandi periodi: l'antico regno circa con quel secolo lì, ma di fatto l'età delle grandi piramidi che stiamo per vedere è molto più breve, comincia attorno al 2006, finisce attorno al 2450, quindi 150 anni l'età in cui le grandi piramidi vengono costruite. Il Medio Regno, molto interessante, ma che oggi non parleremo. Il Nuovo Regno, l'età dei grandi templi, di cui magari riesco alla fine a farvi vedere qualcosa. Però l'idea è di fare una visita in questo luogo dove io a cui sono molto affezionato, e che è la Piana di Giza. Allora, l'Egitto, prima di tutto, però, bisogna, per capire l'Egitto bisogna capire il clima in Egitto, altrimenti non si capisce niente. Allora, il clima in Egitto è veramente quello del dono del Nilo. L'Erodoto, che parla dell'Egitto come dono del Nilo, è proprio così. L'Egitto è un pezzo del deserto libico. Esiste perché passa il Nilo da sud a nord. Quindi questo fiume provocava, adesso ovviamente non più perché esiste la diga di Assuan che regolarizza le inondazioni del Nilo, ma provocava l'inondazione di tutta la piana. La piana si intende sostanzialmente la regione pianeggiante fra i due bank rocciosi a est e a ovest del Nilo, quindi 30, 40, 50 km massimo di estensione. Tutta questa piana veniva allagata gradualmente dalla piana del Nilo. La piana del Nilo cominciava, diciamo graduale, però non è un tsunami, però cominciava attorno alla metà di giugno. Gli egizi identificarono quindi il solstizio d'estate e l'evareliaco di Sirio, cioè il ritorno di Sirio nel cielo dopo il suo periodo di invisibilità, che avveniva più o meno nello stesso periodo, con l'inizio dell'anno. Cioè l'inizio dell'anno era l'inondazione del Nilo. In modo naturale divisero l'anno in tre stagioni, perché in Egitto praticamente non piove, però c'è la stagione dell'inondazione, quella della semina, e quella più secca del raccolto, che arriva fino di nuovo a giugno. Allora, questa è la chiave per le grandi piramidi: il fatto che è esistito uno stato che sovraproduceva. L'Egitto sovraproduceva, cioè produceva più di quanto aveva bisogno. Questo ha permesso ai faraoni dell'antico regno, in particolare quelli della quarta dinastia,
di investire in progetti statali, esattamente come si fa oggi. Se lo Stato ha soldi, investe. Quindi quello che state per vedere è stato costruito da operai specializzati. Oggi sappiamo che era un numero relativamente limitato, diciamo 10.000 persone lavoravano a Ghizza, un numero enorme, chiaramente, perché hanno fatto cose pazzesche, però ragionevole. Sappiamo dove abitavano, sappiamo che venivano curati, che mangiavano bene, eccetera, eccetera. Quindi non erano né schiavi, né contadini durante l'operazione, assolutamente no, tantomeno alieni, dove, come potete talvolta trovare anche la presenza. No, erano operai specializzati che hanno fatto tutto questo. Allora cominciano a saccare, questa è la piramide a gradoni del faraone Djoser, che però è costruita in blocchi di pietra che quattro di noi possono spostare, che sono 100 kg, quindi il vero salto megalitico avviene con il padre di Cheope, si chiamava Snefru, che costruisce due grandi piramidi, la piramide rossa in primo piano, la piramide cosiddetta doppia pendenza in secondo piano, a Dashur, circa 25 km a sud di Giza. Questi sono già oggetti impressionanti, se vi capita di andare in Egitto vi consiglio di visitare Dashur. Sono lato di base oltre 200 metri, altezza oltre 100 metri, entrambi i piramidi di Snefru. Quindi sono oggetti fantastici con camere interne, quindi risolvono anche il problema di scaricare il peso di milioni di tonnellate sulle camere interne. Naturalmente il capolavoro assoluto della storia delle piramidi egizie e uno dei monumenti più complessi mai costruiti dall'umanità è la piramide di Cheope, costruita dal figlio. Siamo attorno, si può discutere sul decennio, ma siamo attorno a 2550 anni fa, quindi 4550 anni fa. Stiamo parlando di questo. Vediamo il cammello con il poliziotto cammellato sopra per cercare di avere un attimo di termini di paragone. Naturalmente non ci riusciamo perché non ci sono termini di paragone. Quello che dico sempre ai miei studenti che sono al Politecnico di Milano, chiedo quanto è alto il Pirelli. Se qualcuno riesce a ricostruire il grattacielo Pirelli, se qualcuno riesce a ricostruirlo, mi dice che è alto 120 metri. Allora, dalla sommità del grattacielo Pirelli ci dovremmo arrampicare ancora per 30 metri, perché la piramide di Cheope arriva 144, altezza totale, mancano gli ultimi due corsi, era attorno a 150 metri, 150 metri, è molto più alta del grattacielo Pirelli a Milano. Il lato di base è 230 metri. L'inclinazione è quella di una vera e propria montagna artificiale, impossibile o quasi impossibile scalarla senza corte, ed è di circa 52 gradi. La Giza però naturalmente non è solo Cheope, qui vediamo un punto di vista che sarà anche il nostro punto di vista privilegiato oggi, è quello dalla parte in valle del secondo complesso, che è quello di Khefren, che vedete lì a sinistra. Piramide Khefren solo leggermente più piccola, sembra più grande perché ha una pendenza ancora superiore a quella di Cheope. Il complesso in valle è perfettamente conservato, con questi blocchi enormi che sembrano locomotive, questi che vedete a sinistra sono i blocchi del tempio in valle di Khefren, pesano circa 300-350 tonnellate. Per spostarli oggi ci vogliono le gru a cavalletto, quelle che vedete nei porti che spostano container sulle rotaie. Spostare un blocco così con una gru normale è totalmente impossibile. Quindi questo è la parte in valle che contiene naturalmente anche forse la statua più famosa della storia dell'umanità, cioè la Sfinge, faraone in forma leonina, che però naturalmente, mi raccomando, non è un oggetto che si sposta, cioè la Sfinge era un affioramento di roccia che è stato scolpito per fare la testa e poi è stato scavato con una vera e propria vasca nella pietra per realizzare il corpo. Non è un oggetto che si può muovere, alta 26 metri, lunga 50, eccetera. Capolavoro assoluto, forse per trovare un paragone bisogna arrivare fino al Monte Rushmore, che però è stato fatto con la dinamite, altrimenti è difficile trovare paragoni. Per la Sfinge a Giza è sempre difficile trovare paragoni. Questa è la topografia della piana, chiaramente voluta, non c'è alcun dubbio che è voluta. Là ci si sposta nord in alto, quindi ci si sposta
verso il deserto, cioè verso ovest, e contemporaneamente ci si sposta verso sud. Questo crea una linea topografica che unisce gli angoli delle piramidi e punta verso Eliopoli, che era il tempio del sole già dalla seconda dinastia, e quindi i faraoni si allineano, vogliono esprimere il fatto che discendono dal sole e il sole risiede in Eliopoli. Questo con buona pace di tutte le teorie che vedono il mistero di Orione, eccetera, eccetera, che comunque non sono delle teorie di carattere archeoastronomico, perché anche volendo vedere, dire che le piramidi sono come le stelle, non c'è nessun allineamento, cioè soltanto dire ci sono tre punti nel cielo. Però oggi sappiamo che la spiegazione è piuttosto questa, di tipo topografico. Però Orione è importante e lo vedremo fra un momento. Allora, alcuni dati per farvi capire come lavoravano gli astronomi egizi, perché siamo interessati, mi sembra, qui anche un pochino a capire quali erano le conoscenze e come lavoravano gli astronomi nell'antichità. Allora, faccio sempre vedere questi dati e poi devo sempre dire che sono veri, perché sono talmente incredibili che si potrebbe pensare che non sono veri. Sono veri. Li ha misurati Petri, che è stato un grandissimo egittologo, veniva dall'ingegneria, usava il teodolite. Allora, quelle vedete a sinistra sono i lati di base della piramide di Cheope. La precisione dei lati di base della piramide di Cheope è sotto i 10 cm. Come vedete, 230 metri, 36, 32, 36, 34. Abbondantemente al di sotto dei 10 cm. Se io vado oggi da uno dei miei studenti di architettura e gli dico che voglio un palazzo lungo 230 metri con una precisione di sotto i 10 cm, mi prenderà per pazzo, d'accordo? Perché sono tolleranze che nei cantieri di oggi vengono immediatamente messe a posto, no? Quindi è follia pura, però è stato fatto. Ancora, e sono stati gli astronomi ovviamente, per prendere la corda della Cheope bisogna essere dei geometri e degli astronomi. Ancora peggio, o meglio, se volete, per l'orientazione. Quelli non sono gradi. Allora, quelli sono gli errori di orientazione che sono stati commessi nell'orientare il quadrato di base della piramide di Cheope ai punti cardinali. Questi errori sono tutti dell'ordine di 3 primi d'arco. 3 primi d'arco. Non 3 gradi, ma 3 primi. 3 primi vuol dire prendete un grado, dividete per 60, moltiplicate per 3. Immaginate quanto è piccolo un angolo in 3 primi d'arco. Malgrado questo, hanno lavorato con queste tolleranze. Di nuovo, se io vado dai miei studenti e gli dico che voglio che mi orientino una palazzina con 3 primi d'arco, mi prenderanno per pazzo. Anzi, mi hanno già preso per pazzo, continueranno a prendermi per pazzo. Però tutto questo è stato fatto. Come è stato fatto? Non dagli alieni, ma è stato fatto da persone estremamente motivate e serie che hanno lavorato per molti anni con uno strumento che è ovviamente ad occhio nudo, perché in tutta l'antichità, come vedrete penso in questo corso, non c'è nessuna prova che sia mai stato inventato un oggetto ottico. C'è qualche dubbio, pochi, sui babilonesi, ma altrimenti non c'è nessuna prova di nessun strumento ottico, anche casuale, di utilizzare dei viti e scoprire che hanno effetto ottico, quindi tutto a mano, a occhio nudo, ma estremamente preciso. L'astronomo traguarda la stella attraverso uno strumento a stelo, che si chiama Merkhet, che ha una piccola fessura. Allora, tramite la fessura si può misurare con grande precisione quando la stella transita, attraverso un aiutante con un filo a piombo si può riportare sul terreno la direzione in cui la stella è transitata. È possibile provare che un astronomo estremamente esperto e in un luogo estremamente buio, questo è fondamentale, purtroppo noi non abbiamo questa esperienza, può raggiungere la precisione di 3 primi d'arco. Quindi non c'è nessun mistero. Però c'è un mistero che adesso risolviamo, cioè perché, quali erano le loro motivazioni, perché nessuno di voi si può accorgere che la piramide di Cheope quando la visitate è storta di 3 primi d'arco. Una cosa non ha nessun senso, nessuna bussola ve lo dirà mai, gli errori della bussola sono molto maggiori di 3 primi d'arco, non ce l'avevano, ma anche se ce l'avessero avuto non l'avrebbero usata,
perché sbagliava troppo. Quindi ci devono essere dei motivi simbolici. Quali sono? Allora, questa è un'immagine, scusate, questa, fateci pensare un momento, cosa potrebbe essere questo. È un po' strano, eh? Vero che è un po' strano? È un po' strano perché... È l'orsa minore e l'orsa... Sì, esatto, sono due orse, però questo cerchio sembra dire che stiamo guardando il polo nord, no? È un po' strano perché la nostra stella polare è bella lontana, eh? Vedete Polaris dov'è? È il polo che è lontano da Polaris, non Polaris che è lontano dal polo. Il motivo è la precessione. La precessione sposta la sfera celeste come se fosse un oggetto rigido nel corso di molti anni, ci mette 26.000 anni a fare un giro completo. Quindi questo è il polo nord celeste proiettato nel cielo degli Egizi. Nel cielo degli Egizi la stella polare non era affatto Polaris, ma era Tuba, una stella alfa della costellazione del Drago. Il polo nord celeste si sposterà in virtù della precessione, tant'è vero che nel periodo dei Romani non c'era nessuna stella polare. Plinio dice: se volete cercare il nord, dovete cercare sette stelle, perché si aiuta, come fanno gli scout oggi, con le direzioni fra le stelle, perché non c'è una stella polare. La nostra polare è diventata una buona polare solo nel Medioevo, alla fine del Medioevo. Allora, gli egizi guardavano tutto questo, tiravano linee, in particolare orientavano le piramidi utilizzando le stelle circumpolari, quindi le stelle dell'Orsa e la costellazione del Drago che stava in mezzo, perché questa regione era una regione di rinascita. Vedremo fra un momento che i testi delle piramidi dicono che la regione circumpolare è il luogo dove il faraone defunto ha un trono, ha una sede. Quindi era fondamentale legare l'architettura alle stelle circumpolari, scusate, perché sarebbero stati uno dei luoghi dove l'anima, di fatto gli egizi ne avevano una marea di anime, almeno sette, comunque un pezzo dell'anima del faraone sarebbe andato a finire con la morte. E c'è un motivo molto importante per cui l'astronomo di corte ha orientato la piramide di Cheope in questo modo così preciso. Andiamo avanti e scopriamo l'interno. Quanto manca? 10 minuti. Allora andiamo avanti e scopriamo l'interno di Cheope. L'interno di Cheope è semplice, non è affatto vero che è pieno di trabocchetti, di stanze segrete, eccetera. Non è così. Si entra, c'è sostanzialmente una coppia di camere. La prima camera è la camera del re, quella che contiene il sarcofago dove era sepolto Cheope, stato tutte le piramidi dell'antico sono state spogliate, non è rimasto niente, tranne le cose che non si potevano muovere, come appunto il sarcofago di Cheope, che è una vascona unica di granito che è stata scavata con dei trapani di rame. Lo so, sto dicendo cose che sono difficili da credere, ma è tutto vero. Se appoggiate il dito lungo il bordo della vasca, trovate l'unico punto in cui il trapano di rame è andato leggermente lungo e si vede questo piccolo errore nella vasca di granito del sarcofago di Cheope. L'altra camera, camera della regina, ospitava certamente una statua del faraone che serviva a fare un'operazione che vediamo fra un secondo. Entrambe le stanze contengono quattro accessi a quattro condotti minuscoli, 20 cm per 20, che sboccano, quelli superiori sui lati della piramide, che siamo 80 metri d'altezza sulla piramide di Cheope, lo sbocco il condotto sud della camera del re, gli altri sboccano, sbattono, vanno a finire su queste minuscole porte con maniglie e rame. Sono stati esplorati tramite un robot che ha le dimensioni di una macchinina Lego, perché sono grandi quanto un fazzoletto. Allora, perché hanno fatto tutto questo? Cioè, perché in un oggetto che pesa 8 milioni di tonnellate e fatto con 2 milioni e 300 mila blocchi di pietra sono stati realizzati dei condotti in diagonale che attraversano tutta la piramide? Cioè sono quattro, due punti a nord e due punti a sud. Sembra inspiegabile. Qualcuno ha cercato di dire che erano condotti di reazione, ovviamente la cosa non ha nessun senso, non aveva nessun senso areare una piramide una volta che c'era la seppellita la mummia,
prima di sparire la mummia, quindi qua c'erano i corsi orizzontali, bastava fare un pozzo verticale per areare, non ha senso fare in diagonale. Bene, se ricostruiamo il cielo, quel simboletto lì vuol dire che dobbiamo tener conto della precessione, andare a vedere com'era il cielo al tempo di Cheope, scopriamo che i condotti sud puntano su Orione e su Sirio, i condotti nord puntano su quelle stelle di cui abbiamo parlato prima, le stelle circumpolari, particolare Orsa Minore e la stella alfa della costellazione del Drago. Quando dico puntano, intendo puntano 4550 anni fa, oggi non più. Quindi se usiamo le tecniche giuste, ci diranno. Se guardate oggi, non vedrete quelle stelle perché il cielo cambia. Perché? Perché hanno, si sono peritati di fare tutto questo? La risposta è nei testi delle piramidi che sono della quinta dinastia, ma sicuramente esistevano durante la quarta, e qui siamo direi nella piramide di Teti a Saqqara, tutta iscritta con questi testi di rinascita del faraone che dicono: le porte del cielo sono state aperte per te, ci sono porte ovunque, ci sono cancelli e porte che l'anima del faraone deve aprire, abbiamo visto le porte prima. Le stelle che non muoiono mai ti stanno aspettando. Quali sono le stelle che non muoiono mai? Quelle che girano attorno al polo celeste senza tramontare. Sono sufficientemente vicine al polo celeste, per noi l'Ursa ovviamente, se che da non andare sotto l'orizzonte. Sono eterni in questo senso, le vedete tutte le notti dell'anno. Quindi questo spiega i condotti nord e questo invece spiega i condotti sud. Orione, immagine celeste di Osiride, Sirio, immagine celeste di Iside, Iside è la sorella di Osiride, colei che è responsabile della rinascita del dio dei morti, che forse ricordate è stato fatto a pezzi dal fratello, Iside lo rimette a posto e lo crea re dei morti. Quindi c'è un'altra regione del cielo che aspetta il faraone e questa regione è la regione di Sirio e Orione. Tutto questo è rappresentabile con questa cerimonia che si chiamava apertura della bocca. Questa tratta da Tomba di Tutankhamon, siamo mille anni dopo, ma esisteva già nell'antico regno. Il faraone, la mummia del faraone viene toccata con queste asce e le asce rituali che servono ad aprire la bocca della mummia e farla vivere di nuovo hanno la forma dell'orso. Quindi di nuovo il cerchio si chiude, siamo andati nel cielo. Con la astronomia abbiamo scoperto gli allineamenti, siamo andati nei testi, abbiamo scoperto nei testi il significato di questi allineamenti, siamo andati nell'archeologia e abbiamo trovato sia le immagini che gli strumenti che servivano a questa rinascita celeste. Su cui c'è qualcosa sul ferro, ma non voglio entrare. Gli ultimi 5 minuti ci parlano di Ra, perché tutto questo va benissimo, abbiamo capito che c'era il legame dell'anima del faraone con le stelle, sia le stelle imperiture del nord, sia le stelle di Iside e Osiride, ma che fine ha fatto il Dio Sole? Beh, il Dio Sole ha un ruolo assolutamente fondamentale. A Giza adesso lo vediamo, i testi dicono che il faraone si unisce a Ra, attraverserà il cielo assieme al Dio Sole, uniti nell'oscurità per sorgere assieme nel luogo che è appropriato per entrambi. Notate che forse molti di voi sanno che nel nuovo regno il viaggio del Sole nella notte è un viaggio pericoloso, è un viaggio descritto nel Libro dei Morti. Non c'è ancora questo concetto di viaggio pericoloso. Il Sole, faraone si unisce al Sole attraverso la notte per risorgere il giorno dopo. Questa ossessione per i pericoli della notte verrà, comincia nel Medio Regno, verrà nel Nuovo Regno. Quindi qui semplicemente abbiamo un joining, un'unione fra il faraone defunto e il sole. Dove doveva avvenire? Doveva avvenire in un luogo che, dice l'egittologo Mark Lenard, è il luogo dove i morti si trasfigurano, si preparano per l'aldilà. Questo luogo si chiama Akhet. Akhet si traduce come orizzonte, ma è un orizzonte simbolico, è il luogo dove avviene questa unificazione.
Bene, lo possiamo vedere tutti gli anni al solstizio d'estate a Nizza, questo luogo. Infatti questo è il sole che va a tramontare fra le due grandi piramidi. Ho detto all'inizio di questa conferenza che il sole si sposta durante l'anno all'orizzonte, non è vero che il sole tramonta ad est, il sole tramonta a nord dell'est al solstizio d'estate e poi si sposta. Allora, se siamo al solstizio d'estate, siamo al punto di massimo del sole nella sua escursione all'orizzonte, lo vediamo tramontare esattamente al centro fra le due grandi piramidi. Quindi questo è il fenomeno che viene a Giza una volta all'anno da 4550 anni, non mi stancherò mai di ripeterlo. Al solstizio d'estate non piove, sicuro non c'è una nuvola a morire, quindi lo vedete tutti gli anni. E perché è così importante? Perché è il nome della piramide di Cheope. La piramide di Cheope si chiamava Akhetpu, l'orizzonte di Cheope, cioè il luogo dove Cheope si unisce a Giza una volta all'anno. Da tutti questi anni viene riprodotto questo geroglifico, il sole fra due montagne, che rappresenta questo luogo simbolico. Quindi in un certo senso, se andate a Giza al solstizio d'estate, ancora quest'anno, tutti gli anni, potete vedere Cheope che si unisce simbolicamente al dio sole. Grazie. Grazie mille per questa bellissima presentazione. Suppongo che ci siano delle domande, dei dubbi, delle incertezze. È stato tutto così chiaro che... Io ho una domanda. Sì, aspetta che arrivo con il microfono. No, non sentono più. Se no gli altri non sentono. Okay. In realtà è una domanda semplicissima, magari può sembrare anche sciocca, ma lei ha detto che chiaramente negli anni il cielo è cambiato. Com'è possibile quindi che ancora oggi a solstizio estivo lo vediamo lì in quel momento? Allora, è una domanda leggermente tecnica, devo rispondere in modo leggermente tecnico. Ok, scuso. Allora, il moto di precessione è il movimento dell'asse terrestre che ruota come se fosse una trottola attorno alla normale eclittica, cioè attorno all'asse che è perpendicolare, non c'è un'altra parola, non ce l'ho, quindi l'asse che è perpendicolare al piano Terra-Sole. Potete pensare la Terra che si muove attorno al Sole su questo piano, mentre si muove attorno al Sole su questo piano, l'asse terrestre ruota. Ok? Però questo movimento avviene attorno a un'asse che è perpendicolare all'eclittica. Questo vuol dire che non ha nessun effetto sul moto apparente del Sole. Un fatto meccanico, che un movimento che avviene attorno a un'asse perpendicolare al piano dell'eclittica non ha effetto. Quindi la precessione non ha effetto, per fortuna, altrimenti non li potremmo vedere, sugli allineamenti solari. Lasciatemi aggiungere che purtroppo in vari libri ancora, e comunque su web eccetera, la precessione viene chiamata precessione degli equinozi. Io non uso questo termine, non lo faccio usare ai miei studenti, e sconsiglio di usare il termine precessione degli equinozi, perché dà il senso che la precessione sia legata al Sole. Invece no, il Sole non risente, il modo apparente del Sole non risente della precessione, risente leggermente di una piccola oscillazione del piano dell'eclittica, cioè del fatto che l'angolo che l'asse terrestre, scusate, ma funziona così, l'angolo che l'asse terrestre forma con questa normale, che come penso sappiate di 23 gradi e mezzo, varia un po', poco, varia, può variare un grado in 4.000 anni. Questo si sente un po', quindi questi fenomeni si risentono leggermente di questo fenomeno, ma non la precessione. Grazie. Altre domande, altri interventi? Arrivo. Buonasera, professore. Buonasera. Lei ha parlato prima di Sardegna, tra l'accento. So che era preoccupato che di Monte Baranda. Sui 7.000 nodali che ci sono in Sardegna ultimamente,
si stanno sempre più accertando degli allineamenti con giustizia. Penso a Murray Rosa, ad esempio. E volevo sapere a proposito cosa lei pensa di, del corso di Santa Cristina, se ha avuto l'occasione di occuparsi. E se conosce gli studi di questo periodo. Le peste. Se condivide queste nuove teorie. Allora, la Sardegna è, so come posso chiamare, il Luna Park degli archeastronomi, nel senso che non finirà mai di esserci cose interessanti da studiare. Però il Pozzo di Santa Cristina che lui ha citato, che forse conoscete, è un pozzo nuragico, quindi c'è una scala che scende a livello dell'acqua, il pozzo viene su con una tolos che però è aperta, quindi entra luce. È stato pesantemente restaurato, quindi è molto probabile che fosse legato al culto delle acque. Il culto delle acque è molto probabile che fosse legato alla luna, quindi che avvenissero delle osservazioni lunari della luna piena tipicamente all'interno del pozzo di Santa Cristina è ragionevole pensarlo, ma da qui a portarlo a un calendario lunare che ha quindi tutti i riscontri sulla, che è questo lavoro che sta citando il collega Lebeuf, che ha quindi tutti i riscontri nel corso di tutto il ciclo lunare che dura 18,6 anni, questo io non lo credo, è molto difficile che sia così, però non sono disposto assolutamente ad accettare che un oggetto che era legato al culto delle acque fosse legato al culto della luna. Per quanto riguarda i nuraghi, non si finisce mai, nel senso che ce ne sono moltissimi, bisognerebbe avere delle statistiche adeguate, quindi avete oggetti, sono una popolazione di oggetti che sono 4.000, 5.000, avete bisogno di una quantità enorme di dati e quindi siamo ancora lontani da una soluzione definitiva. È vero che si continuano a trovare allineamenti, in particolare solstizi, in particolare fra nuraghi. Il problema è che se io trovo tre nuraghi che sono allineati al solstizio, quindi per esempio il sole sorge al termine di questo allineamento al solstizio d'estate, devo vedere quanti ce ne sono altri, perché se ce ne sono 400 e posso tirare fra questi 400 alla n linee, che ne trovo una che è orientata al solstizio, è facile, e facile anche che non sia significativa. Quindi non dico no, ma sono studi che devono ancora essere digeriti, chiamiamola così. Altri interventi? Posso fare io un'altra domanda? Come mai c'è questa, o c'è stata questa diffidenza da parte degli enti accademici nei confronti dell'archeastronomia fino ai tempi recenti, insomma da poco che l'archeastronomia sta venendo in qualche modo presa in considerazione, ma a volte anche qualche accademico viene visto con sospetto nel mondo accademico quando si avvicina troppo scopertamente all'archeastronomia. Per quale motivo c'è questa, cioè almeno io ho percepito questa diffidenza ancora oggi in certi ambienti accademici. Diciamo, dipende soprattutto da una risposta che dipende molto dalla geografia, nel senso che se andiamo tra gli americanisti, nessun archeologo maya si sognerebbe mai di studiare una città maya senza un archeastronomo, perché sa benissimo che i maya, non dico pensano solo a quello, ma quasi, quindi erano l'astronomia è sempre presente in qualunque cosa facessero i maya, e gli archeologi lo sanno. Quindi dipende molto dalla geografia, lo stesso in Perù, lo stesso su Inca, eccetera. Nel Mediterraneo ci sono state varie resistenze, anche in Italia, da una certa, in particolare in Sardegna, la scuola di Villio, eccetera. Sono resistenze che vengono, hanno origine storica, eccetera, eccetera. Anche in Egitto ci sono state. Però quella che io chiamo archeospazzatura,
non aiuta, perché chiaramente anche gli egittologi si sono trovati di fronte a persone che dicevano che la piramide Cheope, diciamo, la piramide Cheope è datata proprio con i condotti che vi ho fatto vedere, è datata in un modo fantastico, quindi che può essere 2550, può essere 2530, punto. Che per una datazione di 4000, voi molti siete appassionati di archeologi, appassionati di archeologia, datare un oggetto che ha 4500 anni al decennio è una cosa fantastica. Allora gli egittologi sono trovati davanti a gente che dicevano che era stato costruito prima del diluvio, ok? Non si sa quale diluvio, prima del diluvio. Ed è tutto così continuo, quindi vanno anche capiti. Cioè la diffidenza di molti va anche capita, perché c'è troppa, ancora adesso, troppa stazione. Altri interventi? Posso fare io una domanda un po' certo, tecnica? Certo. Prima lei ha citato il sorgere eliaco di Sirio in concomitanza con l'inizio della piena del Nilo. Io ho sempre avuto dei problemi quando ho cercato di datare questo sorgere eliaco, perché ogni volta che consulto un testo di egittologia mi dà una data diversa e per di più, tanto per complicarmi la vita, mi danno le date nel calendario giuliano. Allora, il sorgere eliaco di Sirio corrisponde all'equinozio, scusate, al solstizio d'estate, oppure deve essere spostato di un mese in luglio? Allora, deve essere spostato un mese in luglio? No, nel senso che il brutto vizio di usare il calendario giuliano viene dal fatto che i software, che non è che gli egittologi si mettono a fare i calcoli, insomma, così, ma usano il software. Quindi viene dal fatto che i software astronomici, di cui uno, fra l'altro, se qualcuno vuole provare a smanettare, è completamente gratuito, si chiama Stellarium, comunque tutti i software astronomici, anche quelli professionali, usano il calendario giuliano se vanno back in time dal momento in cui è stato introdotto il gregoriano. Questo è un brutto vizio che non si riesce a togliere, per cui i software forniscono date giuliane che ovviamente non hanno nessun senso. Notate che andando back in time tutti sapete che il calendario giuliano si era spostato mandando indietro l'equinozio. Se andate back in time, quindi dietro Giulio Cesare, l'equinozio lo manda avanti, per quello che diceva il sorgere a luglio, perché i fenomeni tipo solstizio d'estate si spostano verso luglio, non verso maggio, quando andiamo dietro Giulio Cesare. Quindi è ancora più complicato, motivo per cui i miei studenti vengono orrendamente sottoposti a sessioni di calcolo di gregoriano partendo da giuliano. Quindi no, bisogna usare il gregoriano, perché il gregoriano è agganciato all'anotropico a meno di qualche secondo all'anno, quindi funziona perfettamente. Per quanto riguarda il levare eliaco, allora, cos'è il levare eliaco? Se no non si capisce. Cos'è il levare eliaco? Tutte le stelle che non sono circumpolari, quindi quelle che sorgono e tramontano, a un certo punto vanno in congiunzione col Sole. Cosa vuol dire che vanno in congiunzione col Sole? Ci sono nel cielo, ma non le vedo perché c'è il Sole. Quindi passano un certo periodo del loro anno in congiunzione col Sole e non le vedo. Questo periodo finisce quando sorgono un attimo prima del Sole. Quando lo fanno, il giorno dopo lo faranno 4 minuti dopo, 8 minuti dopo, eccetera, cioè ritornano visibili. Allora, il momento in cui la stella ritorna visibile si chiama levare eliaco. Per gli egizi quello di Sirio è fondamentale, perché era legato al periodo di mummificazione di 70 giorni, il periodo di visibilità di Sirio era circa 70 giorni. Però quando si parla di levare eliaco bisogna sempre aggiungere circa, perché dipende da una marea di cose. Primo, dipende dall'osservatore. Se l'osservatore è un ottimo astronomo, riuscirà a percepire, dovete pensare a un lumino minuscolo che compare all'orizzonte un attimo prima del Sole. Questo è levare eliaco, perché Sirio è la stella più brillante del cielo, nel cielo, ma quando la vedete all'orizzonte con l'estinzione dell'orizzonte vedete una stellina minuscola, okay? Quindi dipende dalla bravura dell'astronomo, dipende se c'è la Luna o no, perché se c'è la Luna distrugge la visibilità, dipende da quanto il Sole è sotto l'orizzonte, eccetera. Quindi non, è preferibile in astronomia non parlare mai di giorno del levare eliaco, ma di approssimarlo entro, diciamo, due, più o meno due o tre giorni.
Per questo motivo, fra l'altro, ho detto che identificarono circa il capo dell'inondazione del Nilo con il solstizio estivo e con il levamento di Sito, perché erano fenomeni che avvenivano in concomitanza. Però rinunciare a parlare esattamente di levamento di Nilo, questo è fra l'altro la conseguenza di datare le annotazioni delle varie vie delle stelle che ci sono nei testi egizi, ancorarle al calendario gregoriano è difficilissimo, proprio per questo motivo. Grazie. Se non ci sono altri presenti, bene, in questo caso ringrazio moltissimo il professore per la bellissima presentazione. Un paio di comunicazioni ancora, come vi ho già detto, la prossima lezione sarà tra una settimana e ci porterà nel mondo della Mesopotamia con il professore Verderame, ma colgo l'occasione anche per annunciare che l'associazione archeologica organizza anche un archeo film, è una presentazione su due giornate, il 28 e il 29 di questo mese al Cinema Lux di Massano. Avrete probabilmente ricevuto tutti la locandina per la presentazione. Ancora grazie a tutti per essere intervenuti. Se qualche docente presente passi di qui, altrimenti vi auguro un buon rientro e buona serata. Grazie. Ancora un'informazione, la prossima lezione, il 20 di ottobre, non sarà qua, ma sarà all'auditorio, quindi nel palazzo principale, all'auditorio. Palazzo Grigio? Sì. Palazzo Grigio, settimana prossima. Al secondo piano, in caso all'auditorio. Buonasera, io sono...